Vado a fare, siamo in piena emergenza politica contro informazione, l'ennesimo bavaglio, questa volta si vuole attentare alla libertà di informazione. Allora, un grosso sociologo ha scritto che oggi nella nostra società la libertà di espressione è minata, è ostaggio, è continuamente plasmata da quelli che sono considerati i poteri forti, ma è considerata veramente, siamo in una società perversa, dove realmente la libertà di espressione trova gioco su quelli che sono i poteri forti. Ci accorgiamo ogni giorno, si mettono in ballo presunte bufale, presunte libertà di espressioni che girovagano a seconda degli interessi particolari, erranti del giornalismo che si ergono a giornalisti, ma soprattutto che minano quella che è la vera e propria libertà di espressione. Mi spiego meglio. Oggi anche tutti voi giornalisti, di cui io sono un vostro sentito e fervente difensore, che compite sempre con grande dedizione, con grande professionalità il vostro lavoro, venite continuamente minati, continuamente attaccati, continuamente sbeffeggiati, continuamente in questo vortice perverso, in questa società perversa che non lascia più spazio a quella che è una libertà sacrilega della Costituzione, che è appunto quella di espressione. Io sono al vostro fianco, combatterò fino alla morte affinché la libertà di espressione sia una libertà libera, scevra da questa società perversa, dove ogni giornalista abbia il sacrosanto diritto di esternare a noi cittadini le notizie vere, quello che accade nella nostra società, non manipolandola, non tergiversando, non essendo soggiogato al gioco, al giochetto di potere di chissà chi, chiunque o anche esso politico, economico, finanziario. Deve essere un giornalismo libero, scevro da questa società malata, questa società perversa. Facciamo, ecco, il mio motto è quello di aiutare, di togliere il bavaglio, di aiutare voi giornalisti e di bandire questa società perversa. Viva la libertà di pensiero e soprattutto bandire una volta e per sempre questa società perversa affinché ci sia un giornalismo libero. Grazie. Grazie anche a voi.